Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 24 giugno, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Voglia di viaggio, in caldo fino a stasera. La luna vagabonda vi rende irrequieti, sognate di inseguirla girando come trottole, dimenticando che fino a stasera sarete di corvée, ma finalmente all'uscita dal lavoro la campanella suonerà il finis anche per voi e del sestile lunare in Vergine, amico del sole nel vostro segno, vi potete fidare, vi porterà in campagna oppure al mare, in ogni caso il profumo di libertà aleggia già nell'aria. Parlare di luoghi lontani vi allarga il cuore, ma allo stesso tempo vi intristisce, il weekend è già qui. Maybe e i viaggi dei vostri sogni, Messico, Islanda, Australia, Giappone, sono ancora fuori portata, almeno per le vostre tasche. Per non parlare del tempo risicato, per incorrere il lavoro ci vuole un fisico d'atleta e una mente quadrata, proprio quella che probabilmente non avete. Affari a rischio di trappola, un volpone vi cura, leccandosi già i baffi sulle vostre sostanze. L'amore è compromesso da menzogne e bugie, da inganni, da relazioni segrete, da segreti celati e tenuti nascosti. Materialismo nella coppia, scarsa qualità dei sentimenti, staticità nella coppia che non offre particolari entusiasmi ed emozioni. Incontri sbagliati per i single che potrebbero trovarsi di fronte persone materialiste ed egoiste. Indecisione. Giorno eccellente per chiedere favori o consigli. Sarai preoccupato a causa di una persona anziana. Viaggio ostacolato. Un pesce ti sarà d'ostacolo. Oggi sarà una bella giornata se riuscirete a trovare del tempo per voi, per curare i vostri interessi, qualche hobby, qualche amicizia. Organizzatevi. Sarai tentato a spendere in modo esagerato e domani potresti pentirtene. Giove sta per scrivere pagine nuove nella vostra vita. Solo la luna potrebbe continuare a frenare tutto infondendovi nervosismo e pessimismo. Oggi non distrarti, potresti dimenticare cose importanti a casa che potrebbero essere indispensabili. Presta attenzione. Qualsiasi cosa succeda oggi non perdete il controllo, in fondo si tratta solo di piccoli contrattempi che non possono intaccare più di tanto la vostra giornata. Non è possibile ipotizzare in mattinata di risolvere le questioni che vi siete prefissi di risolvere, Marte non ve ne darà l'opportunità. Il pomeriggio Giove farà capolino imprimendo una svolta alla vostra giornata. Non vi ostinate a cercare qualcuno in questo periodo, rovinereste solo ulteriormente la situazione. Piuttosto uscite di più e cercate di distrarvi di più. Non c'è rosa senza spina, non c'è amore senza gelosia. Ma voi lo siete troppo. Moderate le vostre parole e, soprattutto, evitate in questo periodo scenate di gelosia e scatti d'ira. Oggi vi sentirete particolarmente dinamiche e perfino effervescenti, non potranno sfuggirvi ottime opportunità che sarete pronte a captare. Deciso miglioramento in amore. State davvero ottenendo numerosi consensi su più fronti, da quello del lavoro a quello personale. Oggi sforzatevi di intraprendere nuove strade per scoprire cosa fa realmente al caso vostro, altrimenti non lo saprete mai. Il felice duo Urano, Giove attraversa il segno per voi amico fraterno del Toro. Ma il pianeta Plutone, è ancora in orbita dissonante dal Capricorno e vi provoca lievi contrasti nell'ambiente familiare se siete nati nella terza decade. Questa doppia sollecitazione si manifesta sulla vostra personalità come un desiderio di socialità che non trova la propria soddisfazione negli ambiti giusti o nelle modalità a voi più consone. Sappiate pazientare ancora un poco se siete nati in luglio e non vi preoccupate se, oggi, non tutto filerà come voi speravate e come vi eravate programmati. In casa andrà sistemato un rapporto con un parente o un amico di famiglia. In mattinata con la luna in leone in seconda casa tesaurizzate le vostre energie, per averne a disposizione fresche da spendere nel pomeriggio, quando la luna passata in vergine in sestile al sole nel vostro segno da voi pretenderà di più, idee, impegno e anche spiegazioni chiare e dettagliate, espresse con voce pacata, come solo voi sapete fare. Amore ed Eros. Inutile continuare a controllare la posta o il cellulare.
la chiamata o il messaggino che aspettate con ansia non arriva. Se il problema è un litigio, non resta che fare il primo passo. Se inseguite un sogno d'amore, meglio tornare coi piedi per terra. Se siete ancora single, per colmare il vostro desiderio di amare, variate gli ambienti, le frequentazioni, i contatti con le persone che vi capitano. Vedrete che, prestissimo, incontrerete chi fa per voi. Nel terzo giorno successivo al magico solstizio d'estate avvenuto nel vostro segno ieri, il cancerino cuore chiede di essere ascoltato. Non mettetelo in stand-by in questo momento che tutto attorno a voi è un'esplosione di luce, di colori e di musica. Lavoro e denaro? Difficile progredire da soli, ma costruendo rapporti validi con persone solidali e non competitive, potreste produrre meraviglie. L'essenziale è iniziare col piede giusto, cercando il contatto che fa per voi. Sotto stretta sorveglianza i conti, salassati da spese importanti, ma quanto a dicono le cifre nero su bianco non c'è da preoccuparsi, di denaro ne esce ma altrettanto ne entra e finché le cose vanno così, potete sentirvi tranquilli, pensando alle vacanze o ai buoni affari che bollono in pentola per la prossima settimana. Non fate caso a un'aria un po' di monotonia e grigiore vi caratterizza in ufficio. Attenetevi allo stretto indispensabile, adempiendo, come è vostro solito, ai doveri professionali con perfetta rapidità di esecuzione. Benessere. In questa estate tropicale l'umidità associata alle alte temperature è la vostra nemica, vi indebolisce buttandovi giù la pressione e anche il cuore ne risulta affaticato. Risultato, gonfiore agli arti e alle dita, ricordate di muoverle spesso evitando bracciali e anelli che rallentano la circolazione. Per lei, basta star chine sui libri, più ripassate, prese dal panico, e meno vi sembra di sapere, una tazza di valeriana vi aiuta più di un bigino. Per lui, autocapricciosa, forse usandola di continuo l'avete esaurita e ora da segnali di stanchezza, urge una visitina dal meccanico. Colore delle emozioni, blu. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 7. Finanze, 8. Benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.